Lupi, ne parliamo, ci chiami, insomma ci avverti. Intanto vi presento i nostri ospiti. Andiamo da Mariano Rabino di Scelta Civica, buonasera. Buonasera direttore, ben trovato. Ben trovato a lei e buonasera anche a Maurizio Gaspari di Forza Italia. Buonasera direttore. Buonasera a Umberto D'Ottavio del Partito Democratico. Buonasera direttore, buonasera. E buonasera a Silvana De Mari, scrittrice, medico, blogger. Forse qualcuno non la conosce, ma noi vi facciamo vedere perché questa sera l'abbiamo qui con noi, perché ha postato un filmato che vediamo un attimo. Devo spiegare ai bambini come nel Medioevo gli attrezzi agricoli fossero anche armi. Cioè tutte le armi a lama, l'ascia è la più potente, perché il compito dell'uomo è la sua forza. Il compito dell'uomo è il testosterone, il coraggio, una virtù virile, ci va il testosterone. E con questo non voglio dire fanciulle che noi siamo tutte delle vigliacchette, ma ci va. Ecco, tra poco parleremo con la dottoressa De Mari, ci faremo spiegare anche perché insomma ha postato questo video. Buonasera dottoressa, e ci racconterà buonasera un po'. Buonasera a tutti. Ma prima di parlare con lei, con gli altri ospiti ovviamente, anche di difesa personale, di quello che c'è, vediamo invece perché queste persone, questi assassini, o persone che rapinano, che non sono neppure italiani, continuano a rimanere qui anche se hanno l'ordine di espulsione. Guardiamo. Una persona che non ha scrupoli, è una persona, è una bestia. Rubano, ammazzano, eppure restano nel nostro paese perché nessuno riesce a mandarli via. Sono quelli come Igor Vaklavic, il presunto assassino del barista di Budrio, che aveva su di sé un decreto di espulsione fin dal 2015. Ma la Russia non lo ha riconosciuto come proprio cittadino e lui è rimasto qui. 1,80 m, arti marziali, scafandro, verde tutto, avevo il casco nero. Ma quello di Igor non è un caso isolato. È di oggi la notizia che il TAR del Veneto ha respinto l'espulsione dalla provincia di Vicenza di questo cittadino marocchino. Il motivo? Si è appena sposato con una donna di lì. Perché separarli? E pazienza, se ha una lunga fedina penale per furto. Era stato rimpatriato, ma era riuscito a tornare facendosi passare per profugo a Mina Sul, il marocchino che a Terni nel 2015, ubriaco e fuori controllo, uccise senza motivo con una bottigliata al collo il 27enne David Raggi, che si trovava lì per caso. Morire a 27 anni perché stai con gli amici per passare una bella serata? Non è possibile. E non doveva essere qui neanche Adam Kabobo, il ghanese che nel 2013 uccise tre passanti a colpi di piccone a Milano. Era entrato in Italia con una richiesta di asilo politico che era stata respinta e contro cui aveva fatto ricorso. Poi era sparito e da clandestino era riapparso, armato di piccone e libero di uccidere. Ecco, non doveva essere qui nessuno di questi signori, ma purtroppo c'erano e poi hanno anche commesso dei crimini. Allora noi siamo collegati con Mario Marchi da Castrocaro Terme, provincia di Forlì. Mario. Sì, buonasera. Piazza più che mai vera, perché colpita sul vivo, mi dicevate prima, no? Casa, lavoro, negozio, nessuno di voi è estraneo a furti, rapine e violenze. Sì, abbiamo subito tante rapine, tanti furti nelle case, nei negozi, e il problema è che c'è tanta paura, paura di non potersi difendere, paura di trovarsi mentre dormi in casa una di queste persone, difendere i propri bambini, le proprie mogli, gli anziani. Io vedo lì nell'apertura che avete fatto tanta gente con la morte nel cuore. Quanti dobbiamo essere ancora così con la morte nel cuore prima che qualcuno ci dia la possibilità di dire: oh, proviamo a difenderci anche noi, usiamo le nostre forze e vediamo quello che succede. Uno oggi se prova a difendersi rischia di andare in galera e di subire più violenze che quello che ha causato la violenza. Questo è il problema. Rischia anche di dover magari pagare i familiari del ladro, perché questo è capitato, l'abbiamo raccontato spesso. Ma andiamo a Fiumicino dove c'è Emanuele Iacusso. Buonasera Emanuele. Buonasera Maurizio, sì, anche qui un grosso problema di sicurezza e appunto i cittadini cercano un modo per difendersi. Qua stiamo arrivando all'assurdo, quando abbiamo uno Stato che non ci sa più garantire quella che è una sicurezza, quando le persone entrano in casa, violentano, picchiano e noi dobbiamo farci la domanda di non poter difendere i nostri figli, di non poter difendere le nostre proprietà private. Allora io, finché qualcuno non ci consentirà
di mettere in condizione queste persone che entrano in casa mia e mettono a repentaglio la sicurezza dei miei figli di entrare in verticale e uscire in orizzontale senza che io debba rischiare un brutto processo o eventualmente essere messo nelle patrie galere al fianco di chi fa della delinquenza il suo lavoro quotidiano. Stiamo decadendo, stiamo arrivando all'assurdo. Le persone che delinquono devono essere espulse, allontanate immediatamente. Questo invece è proprio il tema di cui parliamo questa sera. Le persone che delinquono, che sono già state fermate, che non sono di qui, che sono, devono essere rimandate al loro paese, perché poi alla fine di questo parliamo. D'Ottavio, cioè, adesso va bene, non bisogna trasformare questo paese in un far west, non bisogna armarsi tutti, le forze dell'ordine devono fare il loro mestiere e cercano di farlo al meglio, ma perché quando uno viene preso alla fine poi viene rimesso fuori magari con un foglio di via e rimane qui? Ce lo spiega. Infatti questo non deve più capitare. Io credo che sia importante il decreto sicurezza che abbiamo approvato alla Camera la settimana scorsa e che adesso deve approvare anche il Senato. Sta facendo un ottimo lavoro il ministro Minniti, che dà da un lato più poteri ai sindaci per organizzare anche nel proprio territorio, insieme con i cittadini, le iniziative di sicurezza. E in più la cosa più importante di quel decreto è quello di avere i centri di trattenimento di queste persone, e bisogna organizzare assolutamente il ritorno a casa di queste persone, assolutamente. Gasparri, possiamo stare tranquilli? Purtroppo no, perché i due decreti, uno sull'immigrazione e uno sulla sicurezza nelle città, sono evanescenti. Il cosiddetto DASPO, la possibilità di allontanare una persona da un quartiere, non è supportato da sanzioni penali, quindi può essere tranquillamente violato. Poi i centri di trattenimento che venivano citati prevedono 1600 posti in tutta Italia. Vengono fatti sbarcare ogni giorno centinaia di persone. L'altro giorno 300 cittadini del Marocco, un paese che non è in guerra, dove non ci sono persecuzioni, arrivati in Italia. Migliaia di sbarchi dall'inizio dell'anno. Gli sbarchi sono raddoppiati rispetto al 2016, che fu un anno catastrofico. Quindi con il governo Gentiloni stiamo andando a un ritmo doppio rispetto alle catastrofi di Renzi, che costarono 4 miliardi nello scorso anno di spese per i clandestini. Per qui quanto riguarda il discorso del territorio, noi non abbiamo ancora visto l'erogazione degli 80 euro, siamo ad aprile, agli appartenenti alle forze di polizia al quarto mese dell'anno. Non abbiamo incrementi di organici e abbiamo un incremento di reati. Non abbiamo espulsioni. Quando la gente entra, a cacciarlo, l'abbiamo visto nel vostro servizio, è difficilissimo. Quindi non si dovrebbero far entrare. Il bilancio del governo Gentiloni e del PD è una catastrofe, una tragedia della insicurezza. Ma io devo dire che non sono assolutamente d'accordo su questa risposta. Ma la verità questa è questa, purtroppo, si rassegna. Ma non è che non sono d'accordo per ragioni politiche. Dico, da un punto di vista operativo, il ministro Minniti sta lavorando concretamente per raddoppiati gli ingressi. Bisogna fare anche degli accordi con i paesi perché li riprendano indietro. Sì, ma io voglio rimanere, però, scusatemi se vi riporto un attimo sulla questione. Il doppio della gente, perché non si mandano via queste persone? E non li mandano cioè, via alla mai. Fine, qualcuno che ha commesso un crimine, è stato beccato mentre rapinava una persona, picchiava una persona, l'aggrediva, rubava e così via, perché deve rimanere qui? Io quello che mi domando, Rabino, Rabino. Ma infatti, direttore, infatti la questione, naturalmente bisogna fare un giro di vite su queste espulsioni, ma intanto bisogna garantire la certezza della pena. Chi si macchia di questi reati deve essere trattenuto in carcere, non può tornare libero. Però uno su due esce dopo una rapina. Mi faccia finire però il ragionamento, direttore, senatore, ti ho ascoltato. Direttore, mi faccia finire. Senatore, nel 2006 tu e la Lega Nord avete riformato la legittima difesa, il centrodestra, perché già allora c'erano un sacco di fatti eclatanti, di reati predatori. L'avete riformato adesso, 10 anni dopo, non vi basta. Io personalmente perché non ho nessuna difficoltà a intervenire ulteriormente, ad aggiungere attenuanti su attenuanti sulle vittime, ma le questioni
Senatore, le questioni non vanno affrontate in modo demagogico e incendiando la gente. No. Ragioniamo. Ragioniamo. Allora vogliamo di ragionare con la dottoressa De Mari. Guardiamo, cerchiamo di capire perché lei va in giro con un'ascia. Alle persone. Mi fa capire perché lei si fa vedere con quest'ascia, cioè che vuole? È molto semplice, per spiegare, quella era semplicemente una conferenza su San Giuseppe, e San Giuseppe era un uomo armato, era un falegname, aveva l'ascia, era uno dei santi armati. È un insegnamento di San Giuseppe l'ascia? Esatto, perché non si affida. Ma per cortesia, direttore, ma questo è un attimo, Rabino, abbia pazienza. Direttore! Rabino, mi faccia parlare. Ma questo è folklore puro. Va bene. Ma mi scusi, signora, Rabino, se lei la faccia parlare, dovremmo girare tutti con un'accetta, con un'ascia, tutti in giro per possiamo per sentire che cosa dice la appena qualcuno ci guarda di brutto. Possiamo scherzare, Rabino, direttore. Rabino, possiamo sentire cosa dice un attimo, poi lei può anche criticare tutto quello che vuole, però siccome sta in rete queste immagini, e quindi queste cerchiamo immagini di spiegarle, stanno in rete, no? Certo. Si sono scandalizzati. Ma non è che tutto tutti. Quello che sta in rete è buono, è direttore. Sì, però siccome è una notizia magari l'affrontiamo, dopodiché lei può criticarla, però prima la fa parlare, e abbia pazienza. È una notizia vale per di tutti, folklore. Non vale solo per la dottoressa De Mari, vale per Rabino, vale per certo, la De Mari, vale certo. Per tutti quanti quelli che stanno in questa trasmissione. Prego. Quel pezzo sta girando in rete, ha scandalizzato tutti. Oh mio Dio, un'ascia! Uno scrittore di libri per ragazzi che fa vedere un'ascia. Io sono uno scrittore fantasy. Noi siamo quelli delle mazze chiodate e degli spadoni. E nei miei libri da anni spiego che i popoli disarmati si candidano a diventare popoli di schiavi e popoli di morti. Ognuno di noi deve avere il dovere di difendere se stesso e quello che ama. Noi affidiamo la nostra difesa alla polizia, certamente, De Mari, scusi, ma non basta. Scusi se la interrompo, De Mari, ma lei scrive queste cose nei libri per ragazzi? Cioè... Certo che le scrivo. Sì. Io in vita mia ho subito due tentativi di stupro. Uno quando avevo 16 anni e me la sono cavata perché porto i sassi in tasca, e uno quando ne avevo 24 ed ero già un medico, facendo la guardia medica una macchina con tre uomini a bordo mi ha stretto e mi ha bloccato e sono scesa dall'auto col blocco a sterzo che è sostanzialmente una spranga e me la sono cavata. Quindi lei si è difesa, lei dice signora, io mi difendo. Dottoressa esatto. De Mari. Prego, Rabino. Direttore. Scusi, dica. Io esprimo la solidarietà più totale alla signora se ha subito quei reati, nel modo più assoluto. Sono sofferenze indescrivibili. Ma signora, no, dottoressa, subiti, non può essere cavata. Quella la reazione di dire giriamo armati con accette, bastoni detto. E asce. Non l'ho ma mai cosa detto. Insegniamo ai nostri mostrando. Ragazzi, dottoressa? Potete chiedere a questo tizio ma cosa di stare insegniamo ai nostri Rabino, ragazzi? Potete la... dire a questo individuo di stare zitti De Mari, 5 minuti? La dottoressa De Mari, che ha scritto tanti libri per allora, tante case editrici, è abbastanza conosciuta. Semplicemente dice, mostravo quella per chiarire alle persone che San Giuseppe non è un santo disarmato, contrariamente a quanto viene descritto. Una donna e un bambino estremamente preziosi vengono affidati a un uomo forte, che in caso di necessità può in grado di difenderli. Che necessità che non si è mai presentata proprio perché era un uomo forte e aveva un'ascia. In tutti i casi, ognuno di noi deve essere messo in condizione di potersi difendere. Io ho vissuto 4 anni in Svizzera, dal 92 al 97. In quel periodo la Svizzera era la nazione maggiormente armata del mondo e soprattutto era una nazione col maggior quantitativo di armi in mano ai civili. Infatti, nelle case svizzere, ovunque ci sia un uomo tra i 20 e i 60 anni, c'era un mitragliatore con un caricatore, dato che gli svizzeri fanno continuamente il servizio militare. Servizio militare, sì. Il risultato è che la criminalità era bassissima e che in Svizzera non sono mai bruciate le periferie. Questa è una cosa da tenere presente. Adesso ci bene, hanno venduto... allora direttore, una pistola per ogni famiglia. Allora, la proposta della dottoressa De Marzi è che da domani una pistola per ogni famiglia. Io non lo so se questa è la proposta della dottoressa, ma la sentiamo, così ce lo dice. Di quello che sta dicendo? La proposta della dottoressa De Marzi è che tutti quanti rinuncino alle prossime vacanze e dotino le loro case di inferriate molto forti, perché è l'unica bene. Cosa che può fermare. E poi e tutti, al poligono, noi... tutti al poligono e tutti al poligono militare, tutti col coltello tra i denti. Dottoressa, Gaspari. Ma lei sta facendo del folklore? Ma scusi, spero. Direttore,
del folklore spero. Poi citato. La signora non ha detto questo, ha detto che a volte la difesa della libertà e della vita delle persone comporta anche un esercizio legittimo della forza. Noi vogliamo riformare la legge sulla legittima difesa perché la stesura del 2006 è stata mal interpretata dai giudici che vorrebbero una reazione proporzionata, ma se uno subisce in casa una rapina non è che può di fronte non a una persona armata come può reagire, se quella chiaro. Persona intende sparare o intende uccidere. Gaspari, uno si difende, ho e noi vogliamo cambiare la legge. E quindi dice adesso, siccome che, ci sono, lei, che deve risarcire, c'è una discrezionalità, lui. Vogliamo cambiare la legge, ma vi voglio far vedere invece il signor Giuseppe, che poi, con cui poi dopo parleremo, perché dopo una serie di rapine violente, beh, ha deciso di armarsi, ma ne parliamo subito dopo. Uno dei santi armati. Era un falegname, che voleva dire che portava sempre con sé l'ascia. Gli uomini devono essere armati per non indurre in tentazione. Se un uomo disarmato si trova di fronte il miliziano di Mosura che sta bruciando vivo un bambino cristiano, può intervenire. Se è disarmato non può intervenire. Ecco, avete visto il filmato che si vede in rete della dottoressa De Mari, in cui parla di San Giuseppe, ma parla anche dell'uomo armato. Mi fate andare un attimo a Fiumicino, Emanuele? Hai delle storie dal... Sì, qui anche. Sì. Sì, qua insomma si vive sostanzialmente blindati, signora. Sì, dobbiamo vivere blindati perché la paura maggiore non è tanto che ti entrano in casa, perché ormai non abbiamo più nulla, cioè non abbiamo un centesimo in casa, non trovano nulla. Il problema più grave è che questi sono veramente dei criminali e la paura è stare in casa con dei bambini, perché noi veramente non ci sentiamo protetti, non ci sentiamo tutelati, cioè non c'è niente che funzioni in virtù di questi maledetti, perché meglio di così non si possono chiamare. Cioè D'Ottavio, gente che ti entra in casa e ti uccide, ma non è possibile una cosa del genere. D'Ottavio, ma alla fine poi le persone chiedono la certezza della pena, il fatto che questi criminali vengano espulsi, maggior sicurezza, non è che vogliono proprio fare i giustizieri, vorrebbero star tranquilli. No, ma infatti hanno perfettamente ragione, io penso che sono due corni del problema. Un primo problema è quello di ridiscutere della legge sulla legittima difesa, e infatti arriverà alla Camera il 20 di aprile e all'ordine del giorno proprio la proposta di legge sulla legittima difesa. Abbiamo delle idee diverse. Noi pensiamo che a decidere se la legittima difesa è davvero legittima debba essere un magistrato, essere un giudice. D'Ottavio, la interrompo un attimo, invece... perché proprio su questo argomento della legittima difesa vi avevo anticipato la storia di Giuseppe. Vi voglio far vedere la sua storia. Un secondo, poi ne parliamo. Ma vi sembra una cosa normale che noi siamo costretti a viaggiare? La connessione più potente sarà sempre l'emozione. Tutta la nostra fibra alla massima potenza è nel nuovo modem Fastweb. Goditi un wifi ultra potente in tutta la casa a 20 euro. Il vostro gatto fa mio invece di miau? Sono gli sconti di questo mese da Iperceramica. Fino al 40% sul grass effetto legno. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Quando parliamo di digestione? Digestione? Parliamo di Oliveto. Parliamo di Oliveto! Sei diventato un pappagallo ora? Cosa? Perché Oliveto, con i suoi preziosi minerali, ci aiuta a digerire. Così possiamo metterci a tavola restando leggeri e in forma. È pronto? È pronto! Domani prendo un gatto. Uliveto, acqua della salute. Da 150 anni fa digerire gli italiani. E con Uliveto stappa e vinci 150 uccellini d'oro. Ma vi sembra una cosa normale che noi siamo costretti a viaggiare con la pistola a fianco? Perché se io sono qui in sala e guardo la televisione e sento dei rumori di là e mi trovo due cristiani davanti, io se mi difendo se l'ho in tasca o a fianco la pistola, se no non mi difendo. Giuseppe Del Cucina ha deciso di andare in giro così, con l'arma indosso, anche a casa. Dopo le due violente rapine subite nella sua villetta, ha perso la tranquillità. Mi sveglio alle 4 di mattina, mi trovo due persone
una qui accanto al letto e una accanto, insomma tutte e due accanto. Questa che era vicino a me aveva in mano una catena che mi dice il maresciallo, te la voleva mettere al collo. Ne nasce una colluttazione, i malviventi iniziano a picchiarlo, gli rompono tre costole e poi si danno alla fuga. Però a quelli lì gli è andata bene, perché se io mi sveglio 5 secondi avanti, non lo so, mica afferro la rivoltella, che può succedere. Ma non finisce qui. Dopo qualche mese i rapinatori tornano in casa sua e trovano la moglie indifesa. Io non ho fatto il tempo neanche ad andare nel balcone, perché erano già appostati tre dietro la porta. Ho un cazzotto nel viso e sono andata a finire sotto al tavolo. Mi hanno legato, mi hanno messo lo scotch per non urlare, mi dicevano di stare calma, mi hanno portato di qua. Ho supplicato se mi allentavano un po' le fascette, allora mi hanno legato la cosa del letto. E ora Giuseppe, quella pistola, la porta sempre con sé. Se io avessi avuto la catena al collo, che questo mi stringeva, e avessi avuto la rivoltella a portata di mano, probabilmente mi sarei difeso. Avrei detto o te o io. Ecco, Giuseppe l'abbiamo proprio in collegamento. Buonasera. Buonasera, direttore. Giuseppe, ma io l'ho sentita, l'ho seguita, ho capito la sua reazione, la sua preoccupazione, ma visto quello che si dice intorno alla legittima difesa, che deve essere proporzionale, che può succedere insomma che uno poi agisca sotto l'onda dell'emozione e magari poi succeda quello che succede, e visto che alcuni sono stati addirittura condannati, indagati, perché si sono difesi, lei non ha paura anche di quello? Certo che ho paura. Ho paura perché prima di tutto è un fatto di sopravvivenza, poi subentra un fatto di coscienza e poi subentra anche un fatto economico. Cioè il tutto contro colui che lavora onestamente, fa quello che deve fare, rispetta le regole, ok? E cerca di non fare infrazioni, ma le subisce. Cioè tutte queste cose vanno a caricarsi su questi soggetti che sono quelli che trainano il paese. Giuseppe, ma noi abbiamo visto delle persone che si sono difese e poi sono finite sul banco degli imputati, quindi insomma lei tiene la pistola, però... E questo è grave. Ho capito, ma tengo la pistola, ma se poi il condannato sono io, il processo lo fanno a me... Insomma, voglio dire, io ne busco due volte. Perché poi a fare un'azione del genere... Arrivo, Rabino. Non è una cosa, cosa semplice come si pensa. Ecco, voglio dire, a reagire anche, non è una cosa semplice come si può pensare così con leggerezza. È chiaramente un atto di difesa, o te o io, è l'istinto della conservazione... Però poi subentra anche tutti i fattori di coscienza, certo, che uno se li porta dietro finché... Tutta la vita, però lei dice in quel momento tra le due cose scelgo di difendermi piuttosto che... Direttore... Rabino, che voleva dire? Prego. Io... Un momento, Giuseppe. Volevo dire Rabino, che io conosco la vicenda del signor... Conosco la vicenda del signor Giuseppe, della moglie, perché ci siamo incontrati in un'altra trasmissione, sì, in un'altra stagione. Voglio dirle che ci vuole un giro di vite, va cambiata la legge sulla legittima difesa, bisogna introdurre delle attenuanti per le vittime. Però la vicenda dell'ultima legge, sì, ma, quella fatta sì, ma dal non si può, mi perdoni, cosa spiega? Mi perdoni, ma non si può fare... Mi faccia finire, signor Giuseppe. Ascolti, solo un attimo. Non si può fare Giuseppe, solo parole. Sto solo dicendo... Sì. E lo so, ma sto dicendo che adesso la cambieremo. Però, signor Giuseppe, quella legge... che fu fatta sull'onda dell'emotività, non ha risolto le cose. Quindi ragioniamo in modo serio, togliamo allora un po' di discrezionalità ai magistrati, arrivo, ma non facciamo passare il messaggio del Far West. Scusi, perché, signor Giuseppe, lei allora è bravo a usare la pistola, lei ha un porto d'armi, ma ci sono un sacco di persone che non le sanno usare le armi. Certo, certo, nessuno vuole spingere all'uso. E allora, mi perdoni. Un momento, Rabino. Allora gli posso dire il mio pensiero? Dica, Giuseppe. Il mio pensiero glielo posso dire. Allora, dato che ci sono tante persone che non sanno usare le armi,
questo è un compito che aspetta lo Stato. Noi cittadini, se tutti sappiamo, capito, che si pagano un'enormità di tasse, però, perché ragionevolmente lei è una persona... No, no, mi faccia finire. Faccia finire. No, scusi, lei mi faccia finire, scusi, perché se no parla sempre, scusi, lei. Va bene? Scusi. Allora, siccome, scusi, che si paga le tasse, e la cosa più importante di una nazione è la sicurezza, perché lo Stato deve essere come un padre di famiglia, deve essere un punto di riferimento. Insomma, deve difendere per lo cittadini. Stato deve difendere i cittadini, questo... e allora certo che i cittadini non pensano di fare i pistoleri. Certo. Cioè. Pietro, però, signor... dica Gasparri. Allora, certo, il problema è esattamente questo. La gente paga le tasse, anche troppe, e quindi è lo Stato che deve difendere, non deve essere il cittadino costretto a farlo da solo. Purtroppo in questi anni con la sinistra governo abbiamo avuto svuota carceri in serie, con molti delinquenti che sono tornati sulle strade per ripetere delitti. Non c'è un organico adeguato delle forze di polizia. La legge sulla legittima difesa, che noi vogliamo rivedere, va corretta, perché i magistrati sono passati dalla presunzione di innocenza di chi subisce il reato alla presunzione di colpa, con gente che ha subito reati, rapine, e ha dovuto anche risarcire quelli che le hanno aggrediti. Ecco perché, per colpa dei giudici che hanno interpretato male le norme, bisogna rafforzarle per difendere il cittadino, ma in primo luogo è lo Stato che deve farlo, con più carabinieri, più polizia e soprattutto con la certezza della pena, che vuol dire meno scarcerazioni, vuol dire non fare i decreti svuota carceri, e anche dire ai magistrati, quando hanno discrezionalità, che stiano dalla parte della gente e non del delinquente. È successo anche a Roma, gente coinvolta in quel dramma di Alati, che era stata scarcerata, sì, sì, con superficialità posso e irresponsabilità prima, da magistrati. Prego, adesso le do la che parola, stanno dottore. Dalla parte dei delinquenti. Questa è la verità, abbiamo giudici dalla parte, capito, capito, da Vigo e compagnia. Vabbè, si devono adesso preoccupare, non faccia di questo, non Vigo, di insultare i politici. Poi, cioè, faceva il presidente dell'ANM. Volevo finire, stavo dicendo prima, e cioè noi dobbiamo, ed è in programma, la revisione della legge sulla legittima difesa. Da ma questo punto di vista, impedendo un caso un come quello del signor Giuseppe, è chiarissimo che se lo attaccano ha ragione lui a difendersi, ha ragione lui. Quindi, come dire, esprimo solidarietà a lei e a tutti quelli che sono nelle sue condizioni. L'altra questione che riguarda lo Stato è fatto di comuni, ma è fatto anche di cittadini. Io faccio solo una domanda: quanti cittadini, se sentono suonare un allarme di un'intrusione in casa, escono fuori a vedere chi è? Cioè i cittadini devono anche, secondo Stato, me, organizzarsi. I sindaci devono con i cittadini. Guardi, lo chiediamo subito ai cittadini, perché andiamo a Castrocaro Terme, che lì ci facciamo di... o Fiumicino, vediamo chi c'è in collegamento, forse Fiumicino. Ah, ecco, sì. Allora, dovete organizzarvi. Sì. Dice D'Ottavio. Ma noi abbiamo provato ad organizzarci in passato e questo ci è stato impedito subito, ma io mi volevo rivolgere ai rappresentanti istituzionali che sono suoi ospiti. Questa situazione generale denota due aspetti fondamentali. Da un lato c'è un disagio sociale diffusissimo, aggravato anche da una massiccia immigrazione che è sfuggita di mano. Dall'altro c'è il popolo italiano, fatto da tanti cittadini onesti, che si vede abbandonato dallo Stato, che non è più in grado di garantirne la sicurezza, non è più in grado di garantire il lavoro ai propri giovani. Io vi inviterei a vivere le nostre periferie, a vivere le cittadine delle nostre province, ma a viverci, non a stare blindati dietro le vostre belle scorte, perché se voi mi dite, vi riempite la bocca di, sento che vi riempite la bocca di tante parole, ma se dite quello che dite e vi rendete conto di questa situazione, siete maggiormente colpevoli, perché fino ad ora non avete preso nessuna decisione in grado di risolvere questo problema. E io mi devo trovare in difficoltà, devo avere delle remore, a stendere qualcuno in casa mia, dove vive mia moglie e vivono i miei figli, che è entrato illegalmente in casa mia, perché devo essere tacciato di essere un violento, devo andare sotto processo, ma e devo magari scontare più pena io di quello che mi è entrato in casa. Questo del risarcimento, ai ladri o ai familiari dei ladri vittime di una legittima difesa è un tema, perché fa discutere e fa discutere parecchio. Vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Castrocaro. Un attimo, eccoli lì, Mario. Sì. Siamo qui perché, insomma, poi uno pensa pericolo a casa, pericolo sul lavoro,
Magari se vado al Palazzo di Giustizia sto sicuro, invece tu hai da raccontare una cosa incredibile. Dell'allucinante. Io mi trovavo in tribunale e sono stato aggredito dall'imputato davanti al giudice, agli avvocati, al pubblico ministero, e a distanza di un anno non è accaduto ancora nulla. Lo Stato dov'è? Io mi sentivo più che sicuro lì all'interno. In realtà, assolutamente no. Mi sono stato brutalmente aggredito, preso a bastonate. Aspetta, però tu eri lì perché avevi difeso un amico aggredito a sua volta. Esattamente, no? Esattamente. Io ero... Scusi, è l'autore di questa aggressione, che fine ha fatto? Sta a piede libero? Ah, è qui in paese, già mi aveva aggredito un'altra volta precedentemente, ecco. E io cosa devo fare? Non difendermi? È qui il paese che gira, vi vedete? Assolutamente sì, così, assolutamente ecco. Sì. Fatemi che si incontra e cosa devo fare? Io temo per la mia incolumità. La dottoressa De Mario, eccola, ma lei c'ha il bastone anche lì? Io giro sempre col bastone, prima perché ho un ginocchio che non funziona tanto bene, secondo se mi trovo quello mai. Che... Non si sa mai che ha deciso di conquistarsi il paradiso facendo le solite strage sul treno, almeno gli complico la vita. Quindi il punto è questo, un uomo ha il dovere di difendersi a casa sua. Inoltre un uomo, un cittadino, ha anche il diritto alla paura. Nel momento in cui uno mi entra in casa, io non ho il dovere di pensare a nulla se non a difendere, la mia casa. Inoltre insisto che una maniera per uscirne rapidamente, oltre al fatto di fare leggi più sensate, è il sistema svizzero, un sistema basato su un servizio militare permanente e il fatto che tutti gli uomini adulti incensurati abbiano un'arma in casa. Essere armati non deve essere permesso, deve essere obbligatorio. Nel momento Bambino in cui non mi tutti pare sono d'accordo, armati, lo vedo già scuotere la testa. Signori, nel momento in cui tutti sono armati, il pizza non lo chiede più nessuno. Dica. La banda di Arancia Meccanica c'è i guai suoi. Direttore. E la criminalità si ferma. Ma direttore, voi considerate dica, veloce, come delle specie di dementi, delle persone che non siano in grado di intendere di volere, che nel momento sto in cui hanno un'arma sparino a cavolo. I cittadini direttore, devono essere proprietari della loro democrazia. Direttore, due cose. Ma fermo, De Mari, prego, velocissimo. Direttore, velocissime due cose. Prima di tutto, non è vero che noi parlamentari abbiamo la scorta, nessuno di noi ce l'ha. Vabbè, ce questo riferito ai signori Fiumicino. Lei. Cioè, lei è ben informato. Dica. Non, nessuno di noi è barricato dietro alle proprie scorte. Poi, signora, guardi che lei non deve dare informazioni sbagliate. Non è vero che in Svizzera tutti gli uomini incensurati hanno un'arma. Queste cose sono delle balle spaziali che lei dice alla televisione per creare allarme e racconta un mondo che non esiste. Quella Svizzera di cui parla lei sta nei suoi libri di fantasia. Non è assolutamente vero che in Svizzera tutti gli uomini censurati hanno un'arma. Cioè chi fa ma il servizio militare visto? Non dove ha un'arma letto? In casa, no. Lei sta sulla luna, signora. Lei fa il sta servizio sulla militare luna. Non ha più un'arma dal 2004, se non mi sbaglio. Sono tutte ma balle. Fino non è vero 2000, che i cittadini svizzeri fino al 2004 sono avevano armati. L'arma. Fino sono al 2000, tutte balle. Ma Losanna, chi gliele dice queste cose, signora? Mi capitava di avere di fianco sul tram... Un uomo ma di cosa con un mitagliatore in mano che andava... Senta, ho vissuto vabbè, in Svizzera 4 anni. Accerteremo questo fatto, quindi scopriremo se c'è, se non c'è, cosa succede anche in Svizzera. Così come succede in tanti altri paesi. Io fossi svizzera la querelo. Lo accerteremo, così lo racconteremo anche qui e cercheremo di capire se c'è, se non c'è, se non c'è, racconteremo che non c'è. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti i nostri ospiti. Buona serata, ci vediamo su Rete 4 domani dalla vostra parte. E allora dai, le cose giuste tu le sai.